Gentili signore e signori, appassionate e appassionati di hockey pista, qui dal Palla Ferrarin di Braganza per questa domenica 8 maggio. Gara 1 dei quarti di finale, playoff promozione in Serie 1. Tra le formazioni di Serie 2 dell'Hockey Veneta Lab Braganza, padroni di casa, opposti qui al Palla Ferrarin. Alla formazione ospite del Trissino 05, Tori Mauro Zini per il Trissino 05, Nestor Perea. Per l'Hockey Braganza sono composte dai seguenti atleti. Ecco intanto Braganza che va a raddoppiare ancora con Andrea Dalla Valle. Quindi 15 termine della prima fazione di gioco. Doppietta del numero 73. Un 2004 di ottima qualità. Così come comunque i due esterni del Braganza. Anzi, Silvio Costenaro, capitano che vanno cambiare anche lui. Va a timbrare il cartellino per tutta la stagione. Il problema, casomai, è stato rappresentato dai problemi fisici che hanno. Gol di Pietro Agostini! Grande gol! Il gol di Pietro Agostini! Per adesso saldamente in possesso della partita. Recupera la sfera per i suoi. Pietro Agostini riparte molto bene, cambio con Andrea Dall'Andrea. E la rete! Grande Una Pietro. ripartenza di alta qualità tra Dalla Valle e Pietro Agostini. Ha portato il buon Pietro, il numero 5. Pista caratteriale per la formazione ospite qui con Alberto Peripolli che conquista una palla vagante, va alla conclusione, gli nega la gioia della rete Marco Zanfi che, e però Alberto Peripolli fa vedere un lampo della sua classe, sicuramente, Bellissimo gol. sicuramente purtroppo caratterizzata da infortuni. Una caviglia martoriata quella di Ramiro. Qui si libera veramente bene. Ramiro Torres realizza una rete Grande, fantastica. il folletto Una rete Ramiro. fantastica. Bellissima che fa il pari sicuramente con quella di Alberto Peripolli. Alberto Rigo. Ancora Silvio Costenaro a contendere il possesso. Riparte Braganze. Torres la rete. 7,55. Doppietta per Torres. Incredibile, il folletto di San Juan ci stupisce. Cercare di servire un compagno. 5 secondi al termine. Piccoli. Lo scambio con Luca Di Qui Giovanni. Attenzione, Di Qui Giovanni, eccolo lì. Allo scadere, Trissino trova il gol del 7-2 con Luca Di Qui Giovanni.